In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Grazie a voi, et pax a Deo, Padre nostro, e Domino nostro, Gesù Cristo. Et cum spiritu tuo. Beatissimo Padre, a nome di tutti i cardinali eletti, voglio esprimerle la gratitudine e anche il profondo rispetto e l'affetto che ci uniscono in questo momento. La ringraziamo perché la scelta che lei ha fatto ci permette di essere sempre più al servizio della missione di annunciare con gioia il messaggio del Vangelo. Sentiamo profondamente il peso di questa nuova responsabilità, conoscendo la nostra inadeguatezza. Le siamo grati perché con questa nomina ci considera degni della sua fiducia e in grado di esprimere un discernimento utile al complesso governo della Chiesa universale. Dal suo esempio personale ci sentiamo esortati a cercare la radicalità evangelica di ogni nostra azione, ad orientare il pensiero ad una lettura della Chiesa e del mondo che vorremmo vedere con uno sguardo capace di comunicare l'amore e la misericordia di Dio. Non possiamo nascondere la consapevolezza del peso di questo nuovo servizio. Sappiamo che una carica porta con sé un carico, ciò che i latini sintetizzavano con l'espressione «onus habet onus», ogni onore comporta un peso. O per dirlo con Sant'Agostino, «magis onus est quam honor». Chi lavora manualmente sa che per portare un peso in sicurezza è meglio non alzarlo troppo da terra, da quel humus che ci porta all'origine di ciò che è fondamentale per ogni discepolo di Cristo, l'umiltà. Sua persona, Santo Padre, ci dice che questo compito è una chiamata all'umiltà. È Cristo che ci interpella attraverso la sua persona e cogliamo l'occasione per implorare con maggior impegno l'assistenza dello Spirito Santo di Dio per servire, se fosse necessario, usque ad effusionem sanguinis. Santo Padre, lei ha voluto celebrare questo concistoro pubblico prima di inaugurare il prossimo sinodo sulla sinodalità. Essere una chiesa sinodale che sa ascoltare tutti è la via non solo per vivere personalmente la fede, ma anche per crescere nella vera fraternità cristiana. Lei ci ha ricordato che è necessario imparare ad ascoltare come i santi, come San Francesco d'Assisi, che ha ascoltato la voce di Dio, la voce dei poveri, la voce dei malati, la voce della natura. Trasformare tutto in uno stile di vita. Al di là della ricerca di nuovi programmi, modelli pastorali, sempre necessari e sempre importanti, credo che dobbiamo sempre meglio comprendere che la Chiesa è pienamente tale solo quando veramente ascolta, quando cammina come nuovo popolo di Dio nella sua meravigliosa diversità, riscoprendo continuamente la propria chiamata battesimale a contribuire alla diffusione del Vangelo e del Regno di Dio. La bellezza dell'universalità della Chiesa che si manifesterà nello svolgimento del Sinodo sarà un segno molto importante che saprà parlare della missione che tutti noi battezzati abbiamo ricevuto nella comunione con il successore di Pietro e nella professione della stessa fede. Santo Padre, oggi siamo noi a dirle si ricordi di pregare per noi, che questi nuovi cardini che oggi istituisce possano contribuire a rendere la porta della Chiesa universale
più pronta ad aprirsi, più veloce nell'accogliere, più capace di ascoltare tutti. Grazie, Santo Padre. Oremos. Domine Deus, Pater Gloriae, Fons Bonorum, ulicet Ecclesiam Tuam, toto orbe diffusam, lagitate munerum ditare non desinis. Sedem tamen beati apostoli tui Petri, tanto propensius intueris, quanto sublimius es evoluisti. Dami qui famole tua providentia et tua dispositionibus exhibere congruenter officio. Certus te universis ecclesiis collaturum quidquid ille presenteris quante cunta respicio. Per Dominum nostrum, Iesum Christum, Filium Tuum, qui tecum vivet et regnat in unitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Ascoltate la parola di Dio dagli Atti degli Apostoli. Mentre stava compiendosi il giorno della Pentecoste, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo. Venne all'improvviso dal cielo un fragore, quasi un vento che si abbatte impetuoso, e riempì tutta la casa dove stavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro. E tutti furono colmati di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue nel modo in cui lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Abitavano allora a Gerusalemme giudei osservanti di ogni nazione che è sotto il cielo. A quel rumore la folla si radunò e rimase turbata, perché ciascuno li udiva parlare nella propria lingua. Erano stupiti e fuori di sé per la meraviglia dicevano: «Tutti costoro che parlano non sono forse Galilei? E come mai ciascuno di noi sente parlare nella propria lingua nativa? Siamo parti, medi e lamiti, abitanti della Mesopotamia, della Giudea, della Cappadocia, del Ponto e dell'Asia, della Frigia, della Panfilia, dell'Egitto e delle parti della Libia vicino a Cirene, romani qui residenti, giudei e proseliti, cretesi e arabi. E li udiamo parlare nelle nostre lingue delle grandi opere di Dio». Pensando a questa celebrazione, e in particolare a voi, cari fratelli, che saresti diventati cardinali, mi è venuto in mente questo testo degli Atti degli Apostoli. È un testo fondamentale, il racconto della Pentecoste, il battesimo della Chiesa, ma in realtà il mio pensiero era tratto da una cosa particolare, da quell'espressione uscita dalla bocca dei giudei. Abitavano loro a Gerusalemme e si dicono: siamo parti, medi, elamiti e così via. Questo lungo elenco di popoli mi ha fatto pensare ai cardinali, che grazie a Dio sono di tutte le parti del mondo, delle nazioni più diverse. Ecco il motivo per cui ho scelto
questo brano biblico. Meditando poi su di esso, mi sono accorto di una specie di sorpresa che era nascosta in questa associazione di idee, una sorpresa nella quale, con gioia, mi è sembrato di riconoscere, per così dire, l'umorismo dello Spirito Santo. Scusatemi l'espressione. Che cosa è questa sorpresa? Essa consiste nel fatto che normalmente noi pastori, quando leggiamo il racconto della Pentecoste, ci identifichiamo con gli apostoli. È naturale che sia così. Invece quel party, medi, elamiti, eccetera, che nella mia mente avevo associato ai cardinali, non appartengono al gruppo dei discepoli. Sono fuori dal cenacolo. Sono parte di quella folla che si radunò sentendo il rumore provocato dal vento impetuoso. Gli apostoli erano tutti galilei, mentre la gente che si era radunata era di ogni nazione che è sotto il cielo, proprio come sono i vescovi e i cardinali nel nostro tempo. Questa specie di inversione di ruoli fa riflettere e, a guardarla bene, rivela una prospettiva interessante che vorrei condividere con voi. Si tratta di applicare a noi, mi ci metto anche io per primo, l'esperienza di quei giudei che per un dono di Dio si trovarono ad essere protagonisti dell'evento della Pentecoste, cioè del battesimo dello Spirito Santo che fece nascere la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica. Riassumerei così questa prospettiva: riscoprire con stupore il dono di aver ricevuto il Vangelo nelle nostre lingue, come dice quella gente, ripensare con gratitudine al dono di essere stati evangelizzati e di essere stati tratti da popoli che, ciascuno a suo tempo, hanno ricevuto il Kerygma, l'annuncio del mistero di salvezza, e accogliendolo sono stati battezzati nello Spirito Santo e sono entrati a far parte della Chiesa, la Chiesa Madre che parla in tutte le lingue e che è una e cattolica. Ecco, questa parola del Libro degli Atti ci fa pensare che prima di essere apostoli, prima di essere sacerdoti, vescovi, cardinali, siamo parti, medie, elamiti, eccetera, eccetera. E questo dovrebbe risvegliare in noi lo stupore e la riconoscenza per aver ricevuto la grazia del Vangelo nei nostri rispettivi popoli di origine. Ritengo che ciò sia molto importante e da non dimenticare, perché lì, nella storia del nostro popolo, direi nella carne del nostro popolo, lo Spirito Santo ha operato il prodigio della comunicazione del mistero di Gesù, Cristo morto e risorto. Ed è arrivato a noi, nelle nostre lingue, sulle labbra e nei gesti dei nostri nonni e dei nostri genitori, dei catechisti, dei sacerdoti, dei religiosi. Ognuno di noi può ricordare voci e volti concreti. La fede viene trasmessa in dialetto, non dimenticatevi questo. La fede viene trasmessa in dialetto, cioè dalle mamme, dalle nonne. In effetti, siamo evangelizzatori nella misura in cui conserviamo nel cuore lo stupore e la gratitudine di essere stati evangelizzati. Anzi, di essere evangelizzati, perché in realtà si tratta di un dono sempre attuale che ci chiede di essere continuamente rinnovato nella memoria della fede. Evangelizzatori evangelizzati e non funzionari. Fratelli e sorelle, carissimi cardinali, la Pentecoste, come il battesimo di ciascuno di noi, non è un fatto del passato. È un atto creativo che Dio rinnova continuamente. La Chiesa e ogni suo membro vive di questo mistero sempre attuale. Non vive di rendita, no, e tantomeno di un patrimonio archeologico, per quanto prezioso e nobile.
La Chiesa e ogni battezzato vive dell'oggi di Dio per l'azione dello Spirito Santo. Anche l'atto che stiamo compiendo qui adesso ha senso se lo viviamo in questa prospettiva di fede. E oggi, alla luce della parola, possiamo cogliere questa realtà. Voi, neocardinali, siete venuti da diverse parti del mondo e lo stesso Spirito che fecondò l'evangelizzazione dei vostri popoli ora rinnova in voi la vostra vocazione e missione nella Chiesa e per la Chiesa. Per questa riflessione ricavata da una sorpresa feconda, vorrei tirare semplicemente una conseguenza per voi, fratelli cardinali, e per il vostro collegio. E vorrei esprimerla con un'immagine, quella dell'orchestra. Usiamo tante queste immagini. Il collegio cardinalizio è chiamato a somigliare a un'orchestra sinfonica che rappresenta la sinfonicità e la sinodalità della Chiesa. Dico anche la sinodalità, non solo perché siamo alla vigilia della prima assemblea del Sinodo, che ha proprio questo tema, ma perché mi pare che la metafora dell'orchestra possa illuminare bene il carattere sinodale della Chiesa. Una sinfonia vive dalla sapiente composizione dei timbri dei diversi strumenti. Ognuno dà il suo apporto, a volte da solo, a volte unito a qualcun altro, a volte con tutto l'insieme. La diversità è necessario e indispensabile, ma ogni suono deve concorrere al disegno comune. E per questo è fondamentale l'ascolto reciproco. Ogni musicista deve ascoltare gli altri. Se uno ascoltasse solo se stesso, per quanto sublime possa essere il suo suono, non gioverà la sinfonia. E lo stesso, a breve, se una sezione dell'orchestra non ascoltasse le altre, ma suonasse come se fosse da sola, come se fosse il tutto. Il direttore dell'orchestra è al servizio di questa specie di miracolo che ogni volta è l'esecuzione di una sinfonia. Egli deve ascoltare più di tutti gli altri e nello stesso tempo il suo compito è aiutare ciascuno, tutta l'orchestra, a sviluppare al massimo la fedeltà creativa, fedele all'opera che si sta eseguendo, ma creativa, capace di dare un'anima a quello spartito, di farlo risuonare nel qui e ora in maniera unica. Cari fratelli e sorelle, ci fa bene rispecchiare nell'immagine dell'orchestra per imparare sempre meglio ad essere Chiesa sinfonica e sinodale. La propongo in particolare a voi, membri del Collegio Cardinalizio, nella consolante fiducia che abbiamo come Maestro lo Spirito Santo. Lui è il protagonista, Maestro interiore di ognuno e Maestro del camminare insieme. Lui cerca la varietà e l'unità, Lui è la stessa armonia. San Basilio cerca una sintesi quando dice «Ipse harmonia est». Lui è la stessa armonia. Alla sua guida dolce e forte ci affidiamo e alla custodia premurosa della Vergine Maria.
Fratres carissimi, munus gratum idemque grave sumus espleturi, cum ad Romanam Ecclesiam in primis pertinia totius quoque Ecclesiae corpus afficit. In patrum cardinalium collegium non nullus fratres cooptabimus, qui actione actiore vinculo cum petri sedes de vinciantur, Romani cleri membra fiant et in apostolico servicio noviscum strictius cooperentur. Ipsi sacca purpura exornati in urbe Roma et in alites sidis regionibus intrepidi erunt Christi testes eiusques evangelii. Itaque autoritate omnipotentis Dei, Saturnum apostolorum Petri et Pauli, ac nostra, os venerabiles fratos creamus et solemniter enunciamus sante Romane Ecclesiae Cardinales. Robertum Franciscum Prevost, Claudium Jugerotti, Victor Emanuelem Fernandez, Emilium Paulum Cerric, Christophorum Pierre, Petrum Battistam Bizzaballa, Stefanum Brisling, Angelum Sistum Rossi, Ludovicum Josephum Rueda Aparicio, Gregorium Riis, Stefanum Ameio Martinez Mulla, Josephum Covocano, Protasium Rugamba, Sebastianum Francis, Stefanum Chou Sao Yan, Franciscum Saverium Bustillo, Americum Emanuelem Alves Aguiar, Angelus Fernandez Artime, Agustinum Marchetto, Didacum Rafaelem Padron Sánchez, Ludovicum Pascalem Dri, ex quibus preteria ad ordinem cardinalium diaconorum pertinebum, Roberto Franciscum Prevost, Claudium Guggerotti, Victor Emanuelem Fernandez, Emilius Paulus Cerric, Christophorus Pierre, Angelus Fernandez Artime, Agustino Marchetto, Ludovicus Pascalem Dri. Reliquos vero omnes ad ordinem pertinem volumus cardinalium presbyteronum. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancto. Amen. Fratres carissimi, fidem vostram in Deum unum et trinum et fidelantem in Santa Ecclesia Cattolica et Apostolica teste populo santo Dei profitemini. Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem Celi et Terre, et in Iesum Christum, Filium Eius Unicum, Dominum Nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus et sepultus, descendit ad inferos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad celos, sedet ad dexteram Dei Patris Omnipotentis, inde venturus est judicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholicam, Sanctorum Communionem, Remissionem Peccatorum,
carnis resurrectionem vitam aeternam. Amen. Ego Robertus Franciscus, Sancte Romanae Ecclesiae, Cardinalis Prevost, promito et juro me ac hora de inceps, quam diu vixero, fidelem Christo eiusque Evangelio atque obedientem Beato Petro, Sanctaeque Apostolice Romanae Ecclesiae, ac Summo Pontifici Francisco, eiusque successoribus canonice legitimeque electis, constanter fore, communionem cum Ecclesia Catholica, sive verbis a me prolatis, sive mea agendi ratione, me semper servaturum, nuncia vel secreta omnia, quae mihi concreditas sint, nunquam in Ecclesia Damnum vel dedicus esse evugaturum, mania denique cum diligentia et fidelitate onera explere, quibus tenior erga Ecclesiam, in quam ad meum servicium exercendum, secundum iuris prescripta, vocatus sum, ita me Deus omnipotens adjuvet. Ad laudem omnipotentis Dei et apostoli sedis ornamentum, accipite birretum rubrum, cardinalatus dignitate insigne, per quo significato usat sanguinis effusionem pro incremento Christiane fide, pace e quiete populi Dei, libertate diffusione sante Romane Ecclesiae, vos ipsos intrepidos exhibere debere. Acipearum de Manu Petri, et noveris dilectione principis apostolo, dilectionem tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sante Monica, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Dilectione principis apostolorum, dilectione tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam Sancti Ambrosi de Maxima, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de Manu Petri. Et noveris dilectione principis apostolorum, dilectione tuam erga ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi committimus diaconiam sanctorum urbani et laurensi ad primam portam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
Pax Domini, sit semper vobiscum. Anorum de Manu Petri et nobis dilectione principis apostolorum dilectionem tuam in ecclesia roborari et honorem de omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus diaconiam sancti Iosef ad viam triumphalem in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Acipe anorum de Manu Petri et nobiles dilectione principis apostolorum dilectionem tuam erga ecclesiam roborari ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus diaconiam sancti benedicti est apportam sancti Pauli in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Pax Domini sit semper vobiscum. Acipeanum de Manu Petri. E nobis dilectione principis apostolorum dilectionem tuam in ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus tibi sancti Onofri et Ianicolo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Grazie. E avanti, coraggio. Acipe anorum de Manu Petri. Et nobis dilectione principis apostolorum dilectionem tuam ecclesiam roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus tibi sancte Mariae Domenicae Massarello in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Bravo, Signore. Acipe anulum de Manu Petri. E nobis dilectione principis apostolorum dilectionem tuam erga ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis et sanctorum apostolorum Petri et Pauli tibi committimus tibi titulum Sancte Bernarde Superus in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.
accipe annulum de manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuam ere ecclesia in roborare. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi commitimus titulum Sancti Lurque ad diam praenestinam. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accipe annulum de manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuam et ecclesia in roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi commitimus titulum sanctorum Cirilli et Metodi in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Accipe annulum de manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuam et ecclesia in roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi commitimus titulum Sancte Gemme Galani, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuam et ecclesia in roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi commitimus titulum Sancte Maria Hispanorum in monte Serrato, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuam et ecclesia roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli, tibi commitimus titulum Sancte Maria in monte Santo, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Accipe annulum de manu Petri. Et nobilis dilectione principis apostolorum, dilectione tuam ecclesia in roborari. Ad honorem Dei omnipotentis, et sanctorum apostolorum Petri et Pauli,
Tibi comitimus titulum Sante Marie, causa nostra letizia, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Acipe annulum de mano Petri, et nobiles dilectione principis apostolorum, dilectione tua ad ecclesia rogare. Ad honore Dei Onipotentis, ex Antonum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sancti Ioannis Baptista de la Sal, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Acipe annulum de mano Petri. E nobis dilectione principis apostolorum, dilectione tua ad ecclesia rogare. Ad honore Dei Onipotentis, ex Antonum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sante Maria Immaculate Lourdensis ad viam voceam, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de mano Petri. E nobis dilectione principis apostolorum, dilectione tua ad ecclesia rogare. Ad honorem Dei Onipotentis, ex Antonum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus titulum Sant Antoni Patavini de Urbe, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Acipe annulum de mano Petri. E nobis dilectione principis apostolorum, dilectione tua ad ecclesia rogare. Ad honorem Dei Onipotentis, ex Antonum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus diaconia Sante Maria Auxiliatricis in via Tusculana, in nomine Patris et Filii et Spiritui Sancti. Acipe annulum de mano Petri, et nobis dilectione principis apostolorum, dilectione tua ad ecclesia rogare. Ad honorem Dei Onipotentis, ex Antonum Apostolorum Petri et Pauli, tibi comitimus diaconia Sante Maria Goretti, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Acipe annulum de mano Petri. Et nobis dilectione principis apostolorum,
direzione in tutta l'Ecclesia Romana. Ad onore Dei Onnipotenti, se Sant'Antonio Apostolorum Petri e Paoli, tibi commettimus un titulum Santi Caetani, in nomine Patris et Filii Spiritui Sancti. Comitimus diaconiam santi angeli in foro piscario cardinali Ludovico Pascali Dri, chiaves, ique per inviatum specialem imponemus viretum rurum annum atque bulam ad eum pertinentem mitemus. Oh.
Dicamos nun omnes orationem, quam Christus tamquam exemplar omnis orationes nobis dedit. Se vie misericordia e sempre de veritas operis dona prosequi. Et quo possibilitas non habet fragilitas humanae, tuis beneficis miseratus impendi. Uti famuli tue, ecclesiae tue, iugit et servienti, et fides integritate fundati, et mentis luceant puritate conspicui. Per Christum Dominum nostrum. Amen. In nome Domini benedictum. Et in consumire tutto in seculum. Aiutore nostro in nomine Domini. Mi feci cielo e terra. Benedicat vos, omnipotenteus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.